In questo momento io ho silenziato il mio cellulare, perché è opportuno che appunto il cellulare non squilli all'improvviso. E vorrei avvertire i presenti che copia cartacea del programma integrale del 2020 è disponibile presso il davanzale interno di questa sala, quindi chiunque può prelevarlo. Ora, questa sera presentiamo la figura di una vittima della Shoah, Janusz Korczak, che per chi non lo conosce potrebbe sembrare una figura di secondo piano. Non si può però pensare che sia di secondo piano solo perché è meno noto, come vittima della Shoah. Le vittime della Shoah, possiamo dire, sono tutte di primo piano, indipendentemente dall'età, dall'estrazione sociale, dalla professione. Janusz Korczak, medico, pedagogista, educatore, deve la sua originalità all'amore per il bambino, di cui riconosce tre diritti fondamentali: il diritto alla morte, il diritto alla sua vita presente e il diritto ad essere quello che è. La biografia di Janusz Korczak è insieme esemplare e straziante, come ci spiegherà il professor Paolo Marangon, che è già stato da noi, e voi, qualcuno di voi forse si ricorderà, è intervenuto per primo nel ciclo su Antonio Rosmini, il pensiero di Antonio Rosmini, esattamente 4 anni fa. È docente di storia della pedagogia e dell'educazione presso l'Università di Trento, è socio di vari enti, istituti culturali, tra cui appunto l'Accademia Olimpica di Vicenza, l'Accademia Galileiana di Padova, l'Accademia degli Agiati di Rovereto, la Società degli Studi Trentini di Scienze Storiche. Nel 2011 è stato tra i fondatori del Centro di Studi e Ricerche di Antonio Rosmini, presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, il cui organo è la rivista internazionale Rosmini Studies, che pubblica in inglese, francese, spagnolo, tedesco. Quindi è una rivista veramente internazionale ed è consultabile online, senza pedaggi. Ricordiamo alcune pubblicazioni, ovviamente devo essere sintetico: Il modernismo di Antonio Fogazzaro, pubblicato presso Il Mulino nel 98, un altro testo molto importante, diciamo, Il risorgimento della Chiesa, genesi e ricezione delle 5 piaghe di Antonio Rosmini, che è l'opera forse più nota del filosofo roveretano, pubblicato nell'anno 2000. E poi è autore di saggi e articoli e ha curato gli scritti sull'educazione di Rosmini in una pubblicazione del 2011. Ecco, ora do la parola al professor Marangon. Prego. Grazie. Grazie Presidente, grazie Claudio e buonasera a voi tutti. E vi ringrazio ancora per l'invito a questo incontro che propone un duplice obiettivo: quello di preparare la giornata della memoria del 27 gennaio e quello di presentare brevemente la figura pressoché sconosciuta in Italia del pedagogista polacco Janusz Korczak, vittima della Shoah. Prima di iniziare vorrei offrire una brevissima premessa
sulla fragilità della memoria collettiva nel tempo che viviamo, perché mi pare che sia su questo sfondo che la giornata della memoria e la rievocazione della figura di Kocak acquistano un particolare rilievo. Allora, ecco qui, qui trovate dell'inconveniente tecnico. Questa figura che voi vedete alle mie spalle è la foto di Aylan, un bambino profugo siriano morto per naufragio nell'ottobre del 2015 davanti alla baia, di Bodrum in Turchia. È una foto che ha fatto il giro del mondo a suo tempo e il cosiddetto bambino dalla maglietta rossa. E per alcune settimane è stato un simbolo che ha scosso le coscienze. Ora, oggi chi si ricorda di lui? Ecco, io credo che questo caso sia emblematico di molti altri casi analoghi del nostro tempo e della nostra società digitale. E cioè una notizia clamorosa che fa il giro del mondo, che diventa virale, come si dice, e che poi in poco tempo, in breve tempo, scompare dal web prima e spesso anche dalla memoria collettiva. Questo è quanto accade oggi nella nostra società. Perché? Beh, le ragioni naturalmente sono molte, io ne indico soltanto due. La fragilità della memoria collettiva nella società digitale in cui siamo, in cui viviamo, dipende innanzitutto dall'enorme massa di informazioni caricate ogni giorno sul web. Luciano Floridi, professore ordinario di filosofia ed etica delle informazioni dell'Università di Oxford, autore di un libro ormai ben noto intitolato La quarta rivoluzione, che è appunto la rivoluzione digitale, afferma che ogni giorno sul web vengono riversate la quantità di informazioni contenute nelle biblioteche di tutti gli Stati Uniti d'America. Ogni giorno. È evidente che questa inondazione, questo tsunami di informazioni sposta inevitabilmente
il baricentro dell'attenzione via via sempre più sul contemporaneo, ed è quello che è sul presente, ed è quello che è avvenuto in questi anni che stiamo vivendo. La perdita sempre più marcata di una memoria collettiva di varia natura, che può essere di varia natura, e la concentrazione sul presente. E c'è un'altra causa di questa tirannia, oserei dire, del presente nella nostra società digitale, ed è il prevalere della comunicazione sincronica in tempo reale su quella diacronica, quella che attraversa le epoche, i tempi. Noi oggi comunichiamo abitualmente in maniera sincronica, in tempo reale. Questo diventa forma di pensiero, modo di articolare la nostra mentalità collettiva. E questa è una delle altre cause di questo affievolimento, per non dire quasi perdita della memoria collettiva. In ogni caso, al di là delle tesi più pessimistiche, la memoria collettiva oggi è sicuramente a rischio, e a dirlo come storico non sono soltanto io, ma storici ben più autorevoli. Ecco, questa premessa era dovuta perché nel momento in cui si rievoca la figura di Korczak, noi recuperiamo dalla memoria un personaggio del passato, uno straordinario personaggio del passato, che non solo subisce l'oblio di tutti i personaggi del passato per quanto famosi, ma in particolare in Italia questo oblio è rafforzato dalla sua scarsa conoscenza. Nel mio manuale di pedagogia in uso all'università, ma in quasi tutti i manuali, Janusz Korczak è appena nominato qualche volta in qualche manuale con due righe. Ora, questa figura è in realtà una figura davvero straordinaria. Medico, scrittore, pedagogista polacco, nato a Varsavia nel 1878 e morto nel campo di sterminio di Treblinka nel 1942 con i 203 ragazzi ebrei della Casa degli Orfani da lui diretta a Varsavia a partire dal 1912 insieme a Stefania Wilczynska. Chi è dunque Korczak? Eccolo qui, lo vediamo da giovane. Korczak è un ebreo assimilato. Che cosa significa? Significa che nella Polonia di fine 800 e dell'Ottocento e poi a crescere nei primi decenni del Novecento, esisteva una robusta comunità polacca, ebraica, che parlava Yiddish. Janusz Korczak e la sua famiglia e molti altri ebrei, pur essendo ebrei di razza,
quindi appartenente al popolo ebraico a tutti gli effetti, non si riconoscevano interamente nello stile di vita di questa comunità di ebrei ortodossi. Il loro obiettivo era quello di integrare la cultura ebraica con quella della società in cui vivevano, in questo caso la società polacca. Quindi Janusz Korczak è ebreo di nascita, ma polacco di cultura, non solo polacco evidentemente, viste le sue ampie conoscenze internazionali, ma su questo non mi soffermo. Lo sforzo costante della famiglia in cui nacque Korczak fu quello di integrare il figlio nella comunità, nella società polacca, come un cittadino a tutti gli effetti, partecipe del sentire polacco. Il padre di Korczak era un avvocato, la sua famiglia era una famiglia benestante, era una famiglia anche culta, e il padre era autore di parecchi libri che andavano in questa direzione, cioè nel mostrare le figure di ebrei che nel corso del tempo avevano saputo adattarsi e portare un contributo significativo alla società e alla cultura dell'ambiente in cui vivevano, senza quindi arroccarsi in una comunità separata. È vero però che quella di ebreo assimilato è una condizione anomala. Perché? Perché essendo ebrei i genitori di Korczak non erano totalmente integrati nella cultura polacca, erano pur sempre riconosciuti come ebrei e tutti lo sapevano. Nello stesso tempo, aderendo alla cultura polacca, si erano alienati dal contesto della comunità ebraica ortodossa. Quindi la famiglia di Korczak e Korczak stesso si trovano su un crinale delicato. Korczak, da questo punto di vista, è un uomo di frontiera, un uomo di dialogo, ma insieme un outsider. Bruno Bettelheim, che ha studiato la sua figura, commenta: pur non mancandogli nulla, Hamarik conobbe in prima persona fin dalla nascita che cosa significasse essere un outsider, e tale rimase per tutta la vita. Hamarik, perché Hamarik Goldschmidt è il nome di battesimo di Janusz Korczak. Janusz è uno pseudonimo letterario. Quindi innanzitutto Korczak fu un ebreo assimilato, ma fu anche poi una personalità poliedrica particolarmente versatile. Medico, educatore, pedagogista, scrittore, giornalista, volontario nell'azione sociale. Tutte facce della stessa personalità. Tutte attività compresenti in modo costante nella sua persona e nella sua vita, ma che nel fondo erano unificate dal suo immenso amore per i bambini, ebrei e non ebrei, in particolare i più poveri e tra loro gli orfani. In particolare, ecco, dentro a questa personalità poliedrica mi sembra opportuno rilevare almeno due facce.
prima di occuparci della principale come educatore e pedagogista. Come letterato, Korčak fu autore fin da giovane di romanzi di successo come I bambini di strada nel 1901 e Il bambino da salotto del 1905, che gli conquistarono una menzione di alcune righe a soli 28 anni nell'Enciclopedia Nazionale Polacca. Quindi sarebbe stato un letterato, uno scrittore promettente, certamente. Più tardi, questa vena letteraria alimentò la sua attività come scrittore di famosi libri per l'infanzia. Cito ad esempio Re Matteuccio I del 1923. Che divenne ben presto un classico della letteratura polacca per l'infanzia ed è rimasto tale fino a qualche decennio fa. Quindi per molte, per parecchie generazioni, un po' come Gian Burrasca o Pinocchio nella nostra tradizione italiana. Questo come letterato, un'altra faccia della sua personalità. Korčak fu anche medico e pediatra. Laureato in medicina nel 1905, esercitò la professione a beneficio dei bambini ebrei, prima nell'ospedale di Varsavia, poi nella casa degli orfani, da lui fondata sempre a Varsavia nel 1912. E qui lo vediamo, eccolo qui, Korčak alla casa degli orfani, circondato da bambini, e potete vedere l'abito con cui vestiva, potete anche vedere i bambini come erano vestiti. Ecco, questa è una foto d'epoca, vi dà l'idea proprio di che cos'era, di chi era Korčak davanti proprio all'albero che in un quartiere di Varsavia stava davanti alla casa degli orfani. Questo ci porta a considerare la terza faccia, la più importante a mio avviso, della sua personalità poliedrica. Perché Korčak, senza rinunciare a essere scrittore e medico, fu soprattutto educatore e pedagogista. Attenzione, educatore prima che pedagogista. E pedagogista solo in quanto educatore. Quindi c'è in lui un primato dell'azione educativa sull'elaborazione teorica. Questo ha delle conseguenze facilmente intuibili. Per un verso la solidità delle sue osservazioni, delle osservazioni che compaiono nei suoi libri. Korčak fu un attentissimo osservatore del mondo dell'infanzia, in particolare dei bambini con cui viveva, conviveva. Dall'altro una certa asistematicità dei suoi scritti. Korčak non ha mai scritto un trattato di pedagogia, ha scritto vari libri di pedagogia, ma mai un trattato sistematico, non era nelle sue corde. Parecchi tratti della sua pratica educativa e della sua elaborazione pedagogica lo avvicinano a famosi esponenti del movimento per l'educazione nuova come Maria Montessori, giusto per avere un riferimento familiare per noi. L'elemento comune di tutti questi esponenti del movimento per l'educazione nuova, l'elemento comune è il puerocentrismo, e qui
consentitemi una citazione da John Dewey, che è uno degli esponenti più famosi del Movimento per l'Educazione Nuova, e che vi fa capire anche il significato profondo di questo movimento nella storia dell'educazione e della pedagogia, dove rappresentò una svolta profondissima, una vera e propria rivoluzione, un punto di non ritorno nella storia della pedagogia e dell'educazione. Infatti, la pedagogia tradizionale aveva costantemente posto al centro dell'evento educativo il programma di studi, il maestro, la disciplina, il metodo, mentre l'educazione nuova veniva a incentrarsi sul fanciullo. E sentite qui la citazione di Dewey, l'immagine molto espressiva della rivoluzione copernicana. Io posso compendiare così il mio pensiero: il centro di gravità è fuori del fanciullo, qui sta parlando dell'educazione tradizionale, esso è nel maestro, nel libro scolastico, in quel che volete, dove volete, eccetto che nell'attività immediata del ragazzo. Ora, con l'educazione nuova si sta verificando lo spostamento del centro di gravità. È un cambiamento, una rivoluzione non diversa da quella provocata da Copernico quando spostò il centro dell'astronomia dalla Terra al Sole. Nel nostro caso il fanciullo diventa il Sole intorno al quale girano gli strumenti dell'educazione. Esso è il centro intorno al quale essi sono organizzati. Ecco, questo è il senso complessivo del movimento per l'educazione nuova efficacemente espresso da John Dewey. E Korczak, a suo modo, fu un esponente di questo movimento, ma portò un contributo molto originale a questo movimento, che presenta varie anime accomunate tutte dal puerocentrismo, ma anche varie anime. Korczak incarna una di queste anime. Quale? Ciò che maggiormente distinse Korczak dagli altri esponenti del Movimento per l'Educazione Nuova fu il fondamento che egli volle dare alla sua educazione e alla sua pedagogia, il fondamento, ossia il riconoscimento della dignità del bambino e della bambina come essere umano. A voi sembrerà una cosa assolutamente ovvia, non lo era affatto a quel tempo. Mi spiego meglio. Fino agli anni 20 del Novecento, il bambino non è che non fosse ritenuto un essere umano, ma era considerato un essere umano incompleto, perché il vero essere umano nella sua pienezza era l'adulto, l'adulto maschio e l'adulto femmina, ma comunque l'adulto. E dal punto di vista dell'adulto, il bambino si trova in uno stato di minorità. Quindi gli è riconosciuto la dignità di essere umano, ma non la titolarità di diritti, dei diritti tipici dell'essere umano, già sanciti dalla Rivoluzione francese. E la dichiarazione di Ginevra della Società delle Nazioni del 1924 parla espressamente di obblighi della società, della famiglia, di varie istituzioni nei confronti dei bambini, di obblighi morali, ma non parla mai di diritti dei bambini, perché i diritti dei bambini in quanto diritti, cioè i bambini in quanto titolari di diritti, era una concezione
nuova, non accettata, proprio perché ci si trovava in una temperie culturale che non aveva ancora recepito gli effetti innovatori del movimento per l'educazione nuova, che ponevano al centro il bambino. Ora, il fatto che Korczak metta al centro non solo il bambino e la bambina in quanto esseri umani, ma ne valorizzi la dignità di essere umani, gli consente, ed è questa l'operazione originale che lui fa nelle sue opere, gli consente di attribuire ai bambini e alle bambine una serie di diritti. Cioè, per la prima volta nelle opere di Korczak, siamo primo dopoguerra, in Come amare il bambino, per la prima volta nelle opere di Korczak si parla di diritti dei bambini. Addirittura in quest'opera, Come amare il bambino, Korczak stila una sorta di Magna Cartas Libertatum dei diritti dei bambini. Il primo e fondamentale diritto del bambino, a suo giudizio, è il diritto al rispetto, come suona il titolo della sua opera forse più famosa, pubblicata nel 1929. Il diritto del bambino al rispetto si condensa in questa frase: per timore che la morte possa strapparci il bambino, spesso strappiamo il bambino alla vita. E questo vi fa capire come il discorso di Korczak abbia un esito giuridico poi alla fine, e lo vedremo, ma muova da una visione squisitamente pedagogica. Perché il titolo del bambino, cioè il diritto del bambino al rispetto, si articola in realtà in una pluralità di diritti che vengono enunciati per la prima volta come tali da Korczak. Il diritto alla vita e alla morte prematura. Ecco, sulla morte prematura eventualmente in sede di dibattito approfondiremo, perché suscitò molte polemiche non solo nel suo tempo, ma anche tra i pedagogisti oggi. Non c'è un'univocità di posizioni su questo diritto di Korczak, che Korczak riconosce ai bambini a una morte prematura. Che cosa significa il diritto a una morte prematura? Non significa da parte dei genitori in noncuranza, disattenzione nei confronti dei bambini al punto che questo possa provocare una morte prematura del bambino. No. Il diritto a una morte prematura potrebbe tradursi molto meglio in diritto alla fiducia da parte dei genitori e da parte degli adulti. Diritto alla fiducia che il bambino ha diritto di avere nel vivere la sua vita, nel fare le sue scelte. Certo, scelte su cui sorvegliate dall'adulto, ma non impedite, non ostacolate dall'adulto. E se talvolta queste scelte, nonostante la vigilanza dell'adulto, potessero portare a quella che noi chiameremo una disgrazia, ma determinata dalla scelta del bambino, Korczak attribuisce a questa scelta un diritto, non naturalmente il diritto al suicidio, evidentemente, perché il bambino non si rende conto del pericolo che sta
correndo. Ma se vuole fare quell'esperienza, dovrebbe trovare negli adulti la fiducia nel poterla fare. Evidentemente questo si tratta di un caso estremo, quella della morte prematura. Nella stragrande maggioranza dei casi il bambino vivrà la sua esperienza, il bambino e la bambina vivranno le loro esperienze, magari eccentriche rispetto al nostro modo di vedere, ma sono esperienze importanti per loro. Questo è il senso del diritto alla morte prematura, oltre che il diritto alla vita. Poi il diritto a vivere la propria infanzia, e qui non c'è una gran peculiarità di Korczak, cioè una grande originalità rispetto a quanto affermava già Rousseau, affermavano già i pedagogisti del movimento per l'educazione nuova. Ogni bambino ha diritto a vivere la sua età e ad essere accettato per quello che è in quel momento all'età che ha. Quindi noi adulti non è che possiamo vedere costantemente il bambino come un adulto in miniatura che deve semplicemente crescere verso la maturità. No, ogni età ha una sua maturità relativa e va rispettata in quanto tale. Il bambino è essere umano quando ha 0, 3, 5, 7, 10 anni e ogni volta che noi lo strappiamo dalla sua età, gli facciamo un furto. Questa è la tesi fondamentale dei pedagogisti dell'educazione nuova. Noi non possiamo sottrarre l'infanzia o la fanciullezza o l'adolescenza ai ragazzi, ai bambini e ai ragazzi. Certo, non è sempre facile accettarli nella loro diversità, però loro, in quanto esseri umani, hanno diritto a vivere la propria età e ad essere accettati per quello che sono. Poi il diritto all'educazione, il diritto a conoscere Dio, in termini per l'ebreo Korczak non confessionali, non meglio ristretti puramente al Dio degli ebrei. Lui, essendo ebreo assimilato, pone l'accento sulla conoscenza di Dio in quanto tale, non sul Dio degli ebrei, anche se poi scrive libri naturalmente su Mosè, sulle grandi figure dell'Antico Testamento, di quel che per noi è l'Antico Testamento, ma l'importante non è che si tratti dell'Antico Testamento del Dio degli ebrei, l'importante è il modo con cui i bambini accostano a modo loro queste storie per Korczak. E sono coinvolti da queste storie. Quindi nessuna conoscenza teorica, niente che assomiglia a quello che nel catechismo di un secolo fa costituiva la definizione di Dio nel catechismo di Pio X. Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra. Niente di tutto questo. E poi naturalmente i diritti civili. Diritti a essere difesi da ogni forma di violenza, diritto di vivere in case sane, questo forse vale meno per noi oggi che viviamo in una società benestante, ma la stragrande maggioranza dei bambini dell'umanità vive in case non sane. Il diritto a essere curati,
il diritto a essere istruiti, il diritto a far sentire pubblicamente la loro voce. Ecco, vi ho enumerato alcuni dei diritti principali che emergono già nel 1920 dalle opere di Korczak. La conseguenza è questa, dal punto di vista della storia dell'educazione e della pedagogia, che Korczak può essere dunque considerato il padre e il fondatore della pedagogia giuridica, muovendo da un presupposto pedagogico, squisitamente pedagogico, approda poi al riconoscimento, all'individuazione e al riconoscimento di diritti peculiari dei bambini. Ora, questa operazione lo rende di fatto non solo più avanzato della citata dichiarazione di Ginevra della Società delle Nazioni del 24, in cui si parlava ancora di obblighi degli adulti nei confronti dei bambini. Korczak, 4 anni prima, pubblica un libro in cui esplicitamente enumera questi diritti, e non sono gli unici. Ma più che diciamo precursore, ma precursore che già supera la dichiarazione di Ginevra del 24, Korczak può considerarsi l'ispiratore vero dell'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'articolo 26 che garantisce l'educazione come diritto e l'istruzione obbligatoria e gratuita come diritto universale dell'essere umano. Più ancora, Korczak può considerarsi l'ispiratore della Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959 e poi aggiornata nel 1989 con la famosa Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che è attualmente in vigore in 194 Stati e di cui l'anno scorso abbiamo celebrato il trentennale. Quindi, all'origine di questo movimento di maturazione lenta dei diritti dei bambini, Korczak ha dato un contributo eccezionalmente rilevante, anche per la portata universale che questi poi diritti hanno trovato in questi documenti prima della Società delle Nazioni e poi dell'ONU. Questo è, a mio parere, il contributo fondamentale di Korczak al movimento per l'educazione nuova. Ma tradiremo probabilmente il significato più profondo della sua vita votata alla causa dei bambini e soprattutto alla causa dei bambini più poveri, gli orfani, se non evocassimo le modalità con cui Korczak accettò di morire con i suoi bambini nel campo di sterminio di Treblinka. Ecco, qui abbiamo un'immagine significativa che poi rivedremo nel trailer di un film a lui dedicato da un regista polacco, Wajda, nel 1990. Questa foto è tratta da quella pellicola. E questa foto è abbastanza impressionante. Perché? Mostra Korczak alla testa dei suoi bambini che ordinatamente camminano per le strade di Varsavia e si avviano alla stazione ferroviaria dove prenderanno
il famoso treno per Treblinka. Allora, è chiaro che qui Korczak ha già, con i suoi bambini, ha già vissuto l'esperienza del ghetto, dove ha scritto il suo celebre diario. Ha vissuto per due anni la soffocante e opprimente vigilanza e controllo assiduo, asfissiante delle autorità militari naziste, fino a che nell'agosto del 1942 la situazione precipita. E qui consentitemi di citarvi un commento a questa scena che trovate in foto. Il 6 agosto 1942 avviene il trasferimento nel centro di sterminio di Treblinka, a 100 km a nord-est di Varsavia. Il racconto è impressionante. Ecco, questi sono brani tratti dalle cronache dell'epoca. Attraverso le vie cittadine avanza in silenzio e disciplinatamente il corteo dei bambini. Accanto a loro gli educatori, con Stefania Wilczynska e in testa Janusz Korczak. Prima di salire sul treno, egli viene riconosciuto dal comandante nazista che dirige le operazioni. Il tedesco dice: «I bambini possono partire, lei è libero». Quindi il comandante, che aveva letto un libro di Korczak tradotto in tedesco, lo riconosce e riconoscendolo si prende la responsabilità di lasciarlo libero. Non è da sottovalutare quest'atto di eccezionale da parte di un funzionario, anzi di un gerarca nazista. Non è da sottovalutare, tutt'altro. Ma ancora più straordinaria è la risposta di Korczak. Korczak rimane in fila insieme ai bambini e sale con loro sul treno. Nulla di certo si sa della loro vita a Treblinka e della tragica fine della loro esistenza. Nell'agosto del 1942. Ma la storia non finisce qui. Vi rubo ancora 5 minuti. Perché prima dell'arrivo dell'armata sovietica nel 1944, il campo di sterminio di Treblinka viene demolito dai nazisti insieme ad altri tre lager della Polonia nord-orientale. Nulla doveva rimanere di quanto accaduto lì dentro. Ogni ricordo doveva essere cancellato. Sono i nazisti a fare tabula rasa di quei quattro campi di sterminio, prima dell'arrivo dei sovietici. Guardate che questo è particolarmente significativo. Come si può intuire. Nel secondo dopoguerra, nonostante le testimonianze dei sopravvissuti a quel campo, si cercò in vari modi di negare l'esistenza stessa di un campo di sterminio a Treblinka, contrabbandandolo come semplice luogo di passaggio e di smistamento di persone. E solo dopo alcuni decenni, su impulso del governo polacco, un'equipe britannica di studiosi, diretta dall'archeologa Caroline Stardy-Coles, ricostruì in ogni dettaglio quello che, dopo Auschwitz, fu il campo di sterminio con il più alto numero di vittime, tra le 700.000 e le 900.000
Ma considerando che rimasi in funzione poco più che un anno, il numero è impressionante. Impressionante. E qui torniamo, in conclusione, da dove siamo partiti. La volontà di cancellare la memoria da parte dei nazisti, la volontà tenace di recuperare la memoria da parte di chi non voleva soggiacere alle tesi negazioniste, e il problema della fragilità della memoria nel nostro tempo. Allora, per le ragioni che ho detto in apertura, allora, in conclusione, a me pare che la memoria collettiva subisca un fisiologico deperimento man mano che ci si allontana dagli eventi. Questo bisogna tenerlo ben presente. Però ci sono eventi unici, come la Shoah, che devono rimanere scolpiti nella storia dell'umanità, proprio per la loro unicità, per la loro eccezionalità. Perché possono rinnovarsi sotto varie forme, non così estreme, ma comunque ispirate in quella direzione, possono rinnovarsi sotto varie forme oggi e domani. E noi siamo testimoni che la Shoah non ha tolto né i lager durante la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, né ha tolto i campi, dico, come vogliamo chiamarli, campi di concentramento che ci sono in questo momento in Libia, che trattengono i profughi. Non sono altro che versioni aggiornate dei lager di un tempo. Ora, è qui, su queste frontiere dell'oggi, che la memoria viva di Korczak e della Shoah ci riportano. La mia conclusione è affidata a una frase di Mario Luzzi, non a caso di un poeta. Il vero presidio delle persone civili contro l'abbruttimento è la memoria. Essere è non dimenticare, almeno non dimenticare l'essenziale. Vi ringrazio dell'attenzione. Vediamo in questo breve epilogo alcuni passaggi del film di Vajda su Korczak, e allora avrete anche una percezione più empatica degli ultimi momenti della vita di Korczak. Prego. Eventuali interventi li rinviamo a dopo. Dura, è un trailer che dura pochi minuti, sapete, ma è molto significativo. Das heißt, ich opfere mich keineswegs, denn ich tue es ja nicht für Sie, sondern für mich, denn ich brauche Sie nicht. Was der Welt fehlt, sind weder Orangen noch Arbeit, sondern ein neuer Glaube.
vielen Jahren kämpfe ich für die Würde der Kinder. Einmal fragte mich jemand, nur wer achtet heute eigentlich die Menschen? Nell'interpretazione di Vaida, i bambini escono dal treno con la stella, con la bandiera, con la stella di David, vittoriosi, e si avviano verso il campo di sterminio vittoriosi. Questa è l'interpretazione che Vaida dà. Sono loro che hanno vinto questo strumento di morte terrificante, moralmente, civilmente, e la storia ha dato loro ragione. Sono loro i veri vincitori. Ecco perché Vaida li fa scendere in quel modo da te. Molto interessante, sì. E direi che è una figura in particolare particolarmente impressionante. E quando tu ricordavi i diritti dei bambini, in particolare il diritto di farsi sentire pubblicamente. Ecco, mi è venuto in mente Greta e ho pensato, guarda un po' a quanta ostilità ha provocato in molti settori delle reti sociali, no? E questo vuol dire che siamo ancora in un'epoca anteriore alla nuova pedagogia, no? La nuova, cioè praticamente il riconoscimento del fatto che il bambino è un essere umano e quindi è titolare di diritti al pari di un adulto. È difficile perché siamo abituati a pensare che c'è una evoluzione, un progresso morale, intellettuale, fisico, materiale di ogni essere umano dall'embrione in poi. E quindi questo, come dire, rende particolarmente ostica l'idea, l'accettazione dell'idea che ci sia una parità sul piano dei diritti. Però è rivoluzionario pensare che debba essere riconosciuta questa parità, perché se non è un essere umano, che cos'è? E se è un essere umano, ha dei diritti. Se non ha dei diritti, non è un essere umano. Che cos'è un essere umano? Quindi è estremamente interessante proprio questa, il pensiero pedagogico di Korczak, che anche se, come tu giustamente ricordavi, non ha scritto dei trattati, ma in diverse opere appunto ha disseminato queste idee molto originali. Per quanto riguarda il diritto alla morte, diciamo che per quanto ne so io riesco a concordare con la tua interpretazione, in effetti. Non bisogna soffocare nel bambino il desiderio di vivere fino in fondo e di essere quello che è, perché vuole, il bambino ha diritto di essere quello che è e dunque di fare esperienza, di rischiare, di provare, perché la vita poi è un esperimento per tutti, no? Ci sono poche cose a priori che sappiamo, e quindi accettare l'idea di perderlo. L'egoismo eccessivo dei genitori può strapparlo alla vita per timore della morte, cioè impedirgli di vivere solo proprio perché il genitore aborre l'idea di perderlo, insomma, il figlio. Ma questo sarebbe un amore sbagliato, secondo Korczak. Sì. Ecco, se ho capito bene, no? Sì. È un provocatorio diritto
individuato e formalizzato da Korczak contro il possesso, il presunto possesso dei bambini da parte dei genitori. Questo è mio figlio. No, non è tuo figlio. Il bambino non è tuo, non è tua proprietà. Il bambino appartiene a se stesso e ha diritto a vivere la sua vita. Tu sei il suo custode. Non hai il diritto alcuno di proprietà sulla sua vita. Questa è l'altra faccia del diritto alla morte prematura. Scalfire alla radice la concezione del dire mio figlio. Mio, ecco, è l'aggettivo possessivo che è sbagliato. Certo che è tuo figlio, in un certo senso, ma non è tuo nel senso che ti appartiene. Certo. E il diritto alla morte, conoscendo l'esito appunto dei 203 orfani che qui ha guidato il campo Treblinka, suona come qualcosa di sarcastico, no? A posteriori, nel momento che si è verificato effettivamente proprio questo. E questo è terribile perché aggiunge orrore a quanto è accaduto. Concordo anche sulla fragilità della memoria. Noi naturalmente è incomparabilmente è diverso il caso di Giulio Cesare dei massacri in Gallia, Carlo Magno che massacra i Sassoni, ma chi si ricorda più? Chi avrebbe oggi il coraggio di aprire un dibattito sulla violenza e sulle atrocità di quell'epoca, di quelle epoche storiche? Purtroppo è così, questo è un dato fisiologico per ricordare, ma non possiamo vivere senza ricordare, siamo in fondo il nostro passato tutti quanti, quindi dobbiamo ricordare il più possibile. Vorrei però che ci fossero interventi e sollecitazioni anche da parte dei presenti molto, molto gradite. Ecco. Prego, signora. Mi ha colpito in questi giorni quando si è affermato che, a proposito dei campi di concentramento degli stermini nazisti, le grandi potenze all'epoca dichiarano, sono rimasta basita per aver sentito queste cose, che appunto all'epoca non avevano la possibilità di concentrarsi su questo tema perché il vero interesse, la vera così, concentrazione di chi era preposto a rappresentare le grandi potenze era quello di vincere la guerra. Eppure io l'ho sentito su giornali e ripetuto, insomma, no, questi si sono espressi in questa maniera dicendo era necessario vincere la guerra e non c'era modo di potersi occupare anche di questo. Mi domando se ecco, l'esperienza che stiamo drammaticamente vivendo con campi profughi, con quello che succede fra Siria e altro in giro, a proposito, no, specularmente, le grandi potenze si stanno occupando nel loro modo, nel loro linguaggio, nei loro rituali, non si possono occupare efficacemente di questo perché sono occupati a vincere la guerra in qualche maniera. L'ho trovato agghiacciante, però sono mi ha colpito, ecco, dire adesso, esprimersi adesso in questo modo e riferire che così si era detto, ma mi pare che lo stanno facendo tragicamente. Magari non c'entra niente, però... No, penso che c'entri, prego. Non lo so se vogliamo raccogliere altre domande. O sì, se... ecco, eventualmente è interessantissimo. Sì, detto, sì, questo è molto interessante, sì. Ecco. Intanto magari se vuoi rispondere, sì. Sono perfettamente d'accordo con lei, ma la storia... tra virgolette, per come la conosciamo, funziona in questo modo. Intendo dire la storia militare, la storia politico-militare, funziona in questo modo.
Le vittime sono effetti collaterali, come si esprime gli addetti ai lavori. Come si esprimono gli addetti ai lavori. E le vittime. I campi di concentramento, in realtà, ai loro occhi, pur essendo perfettamente conosciuti, nel senso che tutte le grandi potenze dell'avversario del nazifascismo erano a conoscenza dell'esistenza di questi lager, tutte. Soltanto che è a poca cosa alcune centinaia di lager di fronte alle migliaia di persone che morivano sotto i bombardamenti, sul fronte. Quindi io capisco il suo sdegno, ma ahimè la storia funziona con questa logica. Mi viene in mente un verso dei Sepolcri, riferito a Machiavelli: di che lacrime grondi e di che sangue il potere? Di che lacrime grondi e di che sangue? Il potere è questo. Non guarda in faccia nessuno, soprattutto nelle circostanze in cui, certamente eccezionali, perché Hitler non è Assad, bisogna avere anche il senso delle proporzioni, cioè è terribile quello che è avvenuto in Siria, è assolutamente terribile. E non per questo, cioè, intendo dire, il fatto che Assad non sia Hitler non giustifica nulla, fosse anche un soltanto profugo vittima di quella guerra civile. Però le grandi potenze ragionano con un'altra logica. E noi dobbiamo fare i conti con quella logica lì. È un dato di realtà, non è che... Certo. Poi bisogna considerare che i nazisti furono molto abili nel mascherare la realtà. Ad esempio, fu creata una città, Theresienstadt, che era un campo di concentramento trasformato e con trasferimenti degli ebrei in peggiori condizioni in altri campi di concentramento, e la creazione di una vita civile normale, tra virgolette, con i caffè, i bar, la vita sociale, eccetera. Venne la Croce Rossa, visitò Theresienstadt, la città degli ebrei, era reclamizzata come la città che Hitler aveva donato agli ebrei, Theresienstadt, che era stata appunto, era una messa in scena, e ci credettero. La Croce Rossa documentò che in effetti lì gli ebrei, anzi molti tedeschi, si indignarono: ma come, i nostri figli sono al fronte a combattere, a morire, e questi qui sono lì che gioiscono e si danno la pazza gioia. Capito il paradosso? E quindi, insomma, ci fu una grande abilità, a parte gli episodi che hai raccontato di demolizione dei campi per cancellare le tracce. Questo è accaduto, ma anche questa trasformazione, quindi questa vera e propria falsificazione comincia presto, insomma, no? Già durante, e allora l'opinione pubblica è chiaro che è confusa, non sa, sono elementi di confusione, di disorientamento questi, notizie contraddittorie che arrivano, ma quindi circolano. È chiaro che poi gli uomini che in quel momento hanno responsabilità politiche e militari
sanno benissimo la gravità di quel che accade, sapevano benissimo la gravità di quel che accadeva nei campi di concentramento, altrimenti non li avrebbero rasi al suolo. Radere al suolo i campi di concentramento prima dell'arrivo dell'armata russa significa avere la consapevolezza che quelli erano strumenti di sterminio di cui vergognarsi davanti alla storia. Ma questo tipo solo l'hanno fatto gli alleati? No, no, l'hanno fatto i tedeschi. Sono i tedeschi che hanno, come dire, Auschwitz è il campo meglio conservato. Treblinka è stato raso al suolo insieme ad altri 4-3 lager del nord-est della Polonia. Solo che non hanno potuto distruggere le riprese filmate che loro stessi hanno fatto delle atrocità. Esattamente. E tutto il resto, insomma, qui è rimasto le fosse comuni, eccetera, eccetera. Questo non l'hanno. Beh, quando i russi arrivarono a Treblinka, chiesero a un contadino che questo è documentato nella storia del campo di concentramento di Treblinka, chiesero a un contadino che abitava nei pressi se lì ci fosse stato un campo di concentramento. Lui negò assolutamente che ci fosse mai stato un campo di concentramento lì. Sì, era un centro di passaggio e di smistamento di persone, ma in alcun modo poteva considerarsi un campo di sterminio, in alcun modo. E questo, intendo dire, era un contadino polacco. E non lo sapeva, quindi non era mai intercettato. No, no, lo sapeva benissimo, ma aveva paura dei russi in quel momento. Che poi anche i russi commisero delle atrocità per vendicarsi dell'aggressione alla Russia, l'operazione Barbarossa del 41 da parte dei tedeschi. Quindi ci fu dopo la vendetta all'invasione. Quindi il problema del negazionismo, che è poi il problema della verità storica, è un problema che apparentemente sfugge dall'orizzonte di chi detiene il potere, solo apparentemente sfugge, in realtà gli è ben presente e se possibile o tende a falsificare prima o tende a cancellare dopo o tende a ricostruire poi attraverso la storiografia una ricostruzione appunto che in genere è la ricostruzione dei vincitori, non dei vinti. Il ridimensionamento. Questo purtroppo fa parte del tempo in cui viviamo. Oggi accadono le stesse identiche cose, con proporzioni diverse, ma accadono le stesse identiche cose. Allora la domanda che potrebbe sorgere a questo punto: davvero serve ricordare in tutti questi decenni dal 45 in poi? Abbiamo ricordato, nel primo decennio no, perché c'era una sorta di disagio durante la ricostruzione, di disagio, ad esempio l'opera di Levi fu appunto pubblicata in ritardo, fu rifiutata nei primi anni, ma poi c'è stato una continua rimembranza, uno sforzo di non dimenticare che è stato tenace ogni anno, si può dire, no? E quindi allora la risposta potrebbe essere: ma se non ci fosse stato neppure questo, allora la situazione sarebbe ancora più grave. L'unica risposta che possiamo dare a questa domanda, credo. Cosa dici? Non so. È chiaro che sarebbe stata assolutamente più grave la situazione. È il motivo per cui ancora oggi le famiglie delle stragi di terrorismo o delle stragi che non hanno avuto ancora giustizia
continuano a chiedere anche solitariamente, anche isolatamente, verità e giustizia per i loro cari. Cioè, il diritto alla verità storica è qualcosa di insopprimibile dentro di noi, dentro l'essere umano, soprattutto se le persone sono toccate in qualche modo da quell'evento. Sì. Il problema però è l'indifferenza che cresce. L'indifferenza che cresce di fronte al bisogno di verità anche sulle stragi del nostro paese. In fondo sono affari loro. Ma che razza di discorso è questo? Ma senta, non so, adesso volete, quella legge che hanno fatto in Francia, chi nega lo Shoah è punito, è una cosa pericolosa o no? Perché purtroppo è dall'altra cultura, tra virgolette, dalla cattedra che spesso è stato negato questo. È successo. Questa è una domanda molto, molto delicata, nel senso che mette in qualche modo un vincolo legislativo alla libertà di espressione, di pensiero tipica della cultura. E sono due diritti che fanno fatica a contemperarsi e a convivere. Personalmente credo che in casi eccezionali possa valere un diritto come quello francese, ma che in via ordinaria la cultura, la falsa cultura, la cultura menzognera, cultura portatrice di interpretazioni devianti, falsificanti, mistificanti, vada combattuta sul suo terreno, e cioè demistificando quelle tesi. Spesso, anche qui è stato, sai, proprio, hai dato risposta riguardo, è stato messo in evidenza anche una volontà involontaria, paradosso, di ebrei intellettuali che volevano ebraicizzare la Germania cristiana ovviamente non si lasciava, diciamo, ammagliare sotto questo aspetto, e hanno posto l'accento talvolta un po' troppo fervorosamente su questo per giustificare degli atteggiamenti di tedeschi che giustamente erano sulla difensiva sotto questo profilo. Però accentuare, insistere delle volte su questo aspetto può essere pericoloso per una persona che non sa, per il giovane che viene disinformato, e questo è stato fatto anche, si dovrebbe combattere. Cioè, non stare a insistere tanto su questo fatto che gli ebrei volevano una Germania ebrea, non credo. Il problema delle banche lasciamo stare, può essere vero, ma per il resto... Sì, la situazione negli anni 30 in Germania, come tutti sanno, è diventata esclusiva per via, in seguito alle clausole del Trattato di Versailles, che erano clausole vessatorie. La Germania era in ginocchio negli anni 20, inflazione galoppante, catastrofica, e cavalcando questo risentimento nei confronti delle potenze, diciamo, del duetto franco-inglese, che appunto aveva... Francia aveva un ruolo cruciale nell'imporre condizioni asfissianti alla Germania. Cavalcando questo risentimento, Hitler è riuscito appunto a convincere i tedeschi che, di essere accerchiati da nemici che, verso il rico fronte dei quali bisognava appunto organizzarsi, e quindi abbiamo la revanche dei tedeschi, l'occupazione della Cecoslovacchia, dell'Austria, poi l'attacco alla Polonia, eccetera. Quindi
è una situazione psicostoria. Psicostoria. Questo è vero, psicostoria. Allora, ma io parlo di adesso. Ecco. Mettere troppo a fuoco quel problema, volete precisare la Germania? No, beh, questo. Sì. Nemmeno ah, beh, certo, non chiaro. Fosse corretto. Il negazionismo nasce, diceva giustamente Paolo, dal senso di colpa che anche il nazista prova nei confronti degli eccidi commessi dai suoi compatrioti, insomma, se aderisce ancora oggi al nazionalsocialismo, perché è insopportabile naturalmente, la coscienza morale credo sia unica. Poi dopo ci sono ragioni, diciamo, ragioni ulteriori, circostanze, opportunismi che possono indurre ad accettare una certa visione del mondo e a praticare appunto una certa attività, un'attività anche di sterminio, perché no? Però la coscienza morale è difficile sopportare. Abbiamo filosofi che si sono occupati di questo, in particolare le colpe della Germania, no? E quindi che sono colpe evidenti, sono state messe in luce già subito dopo la conclusione della guerra. E naturalmente la situazione richiederebbe un esame ulteriore, perché tanto è vero che a settembre avremo due incontri sulla Germania, Gustavo Corni in particolare parlerà della storia da Bismarck a Hitler, che sono i presupposti ideologici che vengono posti da Bismarck alla fine dell'Ottocento. La Germania, dinanzi alle due maggiori potenze coloniali, la Francia e l'Inghilterra, che praticamente avevano occupato l'intero pianeta, sostanzialmente, decide che le sue colonie sono in Europa. Noi abbiamo da un lato la Francia, dall'altro la Polonia. Ma questa geografia o geopolitica nasce con Bismarck. E Hitler naturalmente la porta alle estreme conseguenze. Quindi non era. Alla Germania, come anche all'Italia, è stato impedito il diritto, è stato negato il diritto di avere le colonie. Avere le colonie naturalmente non è un fatto morale, anzi, assolutamente. Però da quale pulpito veniva il giudizio di condanna nei confronti dei paesi che avevano colonizzato il resto del mondo? È chiaro, né i tedeschi né Mussolini potevano, né i fascisti italiani potevano sopportare questa situazione, donde l'Italia va in Albania, spezzeremo le reni alla Grecia, una reazione nei confronti del duetto franco-inglese. È un fatto, sono fatti storici, questi, non c'è neanche che si possa inventare nulla. Quindi, insomma, la complessità esiste. Ecco, non so se ci sono altre sollecitazioni, domande, ma comunque vi esorto vivamente a non perdervi gli incontri che ci saranno alla fine di settembre sulla Germania, perché portiamo i riflettori sulla situazione attuale, economica, politica, tedesca, che è una estremamente rilevante. Ecco, ringrazio il professor Marangon per questa bella lezione su Korczak e vi aspetto per il prossimo incontro. Giovedì avremo la professoressa Menghini che ci parlerà appunto, farà il terzo incontro, il terzo appuntamento sul tema delle devianze, quindi la riabilitazione, il recupero di quelli che hanno sbagliato, insomma. Ecco, va bene? Buonasera, arrivederci.